Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Allora, riprendiamo con i nostri video. I nostri video, stesura collettiva con molte domandine, vanno a sondare e analizzare un argomento nello specifico, possono parlarvi totalmente o in parte, essere una possibilità di riflessione, un momento di intrattenimento oppure veicolare quella sincronicità che stavate aspettando. Poi, ovvio, solo voi potete effettivamente sapere come vi parla e cosa vi dice. Ecco perché una stesura collettiva è alla fine differente nel modo in cui viene recepita, perché il punto di partenza è diverso, ve lo ricordo sempre. E a me fa piacere leggere i vostri commenti, quindi scrivetemi pure perché tanto io vi leggo sempre. E mi fa anche piacere vedere che sostenete il canale, perché il canale siamo io e voi, ma siete voi in realtà con me, perché io da sola non avrei realizzato nulla se non con il vostro appoggio, il vostro affetto e la vostra presenza. Quindi chi non lo ha fatto e ha piacere nel voler far crescere questo canale può cliccare e iscriversi. Qui in alto c'è qualcosa. Se vuole anche le notifiche può cliccare sulla campanella oppure semplicemente sull'iscrizione. Grazie per i super thanks, siete proprio carinissime e carinissimi. E vi ricordo di fare sempre attenzione a chi vi contatta a nome mio. Sono pagine fake con lo stesso nome, titolo, anche con lo stesso indirizzo del canale, ma non sono io. Quindi ricordatevi, le mie vere pagine TikTok, Instagram, Facebook non seguono nessuno, zero persone seguite. Mi riconoscete così e a scanso di equivoci ho tolto le poche amicizie che avevo proprio per lasciarla a zero, ma non perché non sia più amica di quelle persone, ci mancherebbe, ma è solo per darvi, diciamo, un punto di riferimento chiaro ed evidente. Cos'altro? Le carte le mettiamo al dritto, le interpretiamo per come si danno. Parlo al maschile solo per convenzione. Quest'oggi ora vi spiego di cosa andiamo a argomentare, parlare, trattare. Leghiamo un po' la stesura al periodo natalizio, però perché i video non hanno scadenza, quando faremo la domanda come reagirà al regalo o al messaggio o al biglietto che io ho scritto, consegno, consegnerò, potete comunque interpretare questa cosa come reagirà un qualsiasi comportamento che voi volete avere verso di lui, a prescindere dalla motivazione. Adesso parliamo del Natale, ma può essere qualsiasi altra la motivazione valida. Allora, andiamo a vedere questa storia dove tu ami lui che ama te, ma sta con un'altra. Adesso, durante le feste, siete separati e quindi ti chiedi cosa teme di questa situazione che si è creata tra voi. Come passa e ha passato le feste, no? Cosa puoi aspettarti da lui? Come sta rispetto a voi due, all'idea di voi due? E andiamo a vedere anche come reagirà al regalo, biglietto, pensiero. Che azioni farà, se ne farà? E come vede la moglie, la compagna? Quindi poi anche eventuale consiglio. E iniziamo con il chiedere a cosa siete destinati. Io direi che queste sono delle domande piuttosto interessanti che ci permetteranno di realizzare una stesura abbastanza approfondita. E direi proprio di cominciare. Ah, vi ricordo, per i consulti personali che sto effettuando anche in questi giorni, per contattarmi potete scrivere a tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. E no, mi hanno chiesto, ma durante le feste o se chiedo il consulto all'improvviso? I costi sono maggiorati? Assolutamente no. Voglio dire, non esiste una cosa del genere. Quando c'è la possibilità di consegnare il giorno stesso, il giorno dopo, io lo faccio. Quando magari sono entrati dei lavori e devo comunque seguire un ordine, cioè si segue quell'ordine, ma nulla di trascendentale. Le attese sono sempre brevissime, anche perché per quanto mi riguarda è il mio vero e proprio lavoro. Quindi non c'è altro da mettere prima di questo impegno e del mio relazionarmi con voi. Quindi partiamo. E la curiosità di capire a che cosa siete destinati tu e lui è una cosa che va necessariamente vista mentre recuperiamo le carte solo per avere una conferma. Cioè, andiamo a vedere se anche in questo momento, ma il momento anche quello attuale, ma in generale, c'è una dinamica tra di voi tale per cui siete destinati a qualcosa, qualcosa che vi riguarda. E abbiamo un lavoro da compiere dove l'ordine degli eventi è un qualcosa che va gestito con razionalità, mettendosi nella parte alta della situazione, ma è una razionalità che deve avere a che fare
con aspetti pratici e pragmatici e con una sorta di necessaria linearità nell'ordine degli eventi, cioè c'è un prima, c'è un durante, c'è un dopo. Non posso affrontare tutto assieme, non posso risolvere tutto assieme, innanzitutto perché me ne devo occupare da sola, da solo. Può riguardare te, lui, entrambi. Allora, c'è un particolare che pochi notano in questa carta. Il personaggio, oltre ad avere una posizione con le gambe divaricate, dove il piede può indicare diverse direzioni, non tutte e due praticabili allo stesso tempo, un po' come il 7 di pentacoli. Quindi, e ricordiamo che gli arcani minori, te lo ricordo perché può essere utile, risentono dell'energia dell'arcano maggiore corrispondente declinata per il seme e il segno. Dico il seme perché a volte si utilizzano anche le carte francesi. E abbiamo sia nella carta di pentacoli che di bastoni questa particolarità, come se la vita in questo momento vi mantenesse in una condizione un po' di stand-by per alcune cose, perché ci sono due strade, entrambe praticabili, bisogna optare per una delle due. Il personaggio in questo caso guarda al futuro. Tende verso il futuro. Qui abbiamo anche due scarpette differenti. Nel 7 di pentacoli lo sono per colore, in questa carta lo sono per forma. Quindi quello è un particolare, cioè nelle carte non c'è nessun elemento casuale. Qui abbiamo delle opportunità che sono comunque vive e fertili. Questi non sono bastoni campati in aria lasciati lì, hanno le loro foglie. Quindi il potere, una volta, no, piantumati, di mettere radice e crescere. Se radichi qualcosa da lì non lo schiodi. E il concetto di avere due forze che ti portano in due direzioni opposte, benché complementari, probabilmente, è di rimanere nel mezzo, proprio perché entrambe le forze si annullano. Ma c'è l'intervento della ragione che sfrutta il momento di stand-by con intelligenza e dice: se non posso andare da nessuna parte, io porto ordine nel presente. Portare ordine nel presente è un invito a livello karmico per capire, no, a cosa siete destinati, è un invito a valutare cosa conviene fare prima o dopo. Ovviamente, parliamo di ciò che vi riguarda nell'immediato. Esempio, devo dire questa cosa, devo compiere questa azione, sogno di ottenere questo risultato. Cosa devo fare per prima? Come mossa? Qual è l'ordine giusto? Se stessi cucinando una torta, in che modo dovrei mettere gli ingredienti? È vero che alla fine la torta è il risultato dell'aver mescolato tutti gli ingredienti, ma non è un qualcosa che avviene a casaccio. C'è quindi un ordine. E questo ordine spinge innanzitutto la persona innamorata, vale per lui ma vale per te, a compierlo quel gesto carino romantico e a non avere timore, per quanto questo personaggio ha la sua armatura. È vero, si può difendere, però è un personaggio che non ha né premura né fretta né timore né agitazione ed è guidato nella mente e anche su questi piedini da queste ali che fanno comprendere che il pensiero ha trovato un suo equilibrio. Dove va questo cavaliere di coppe che può avere a che fare anche con un tuo gesto carino per l'appunto verso questo uomo? Con delle tempistiche che non sono sicuramente brevi, e queste sono le carte che si stanno dando, si arriva alla consapevolezza che questa storia non ha al momento margine per potersi esprimere alla luce del sole. Perché il nostro paggio di bastoni, però, che guarda un futuro a portata di mano, quindi non molto lontano, ma sembra già un piccolo passo avanti rispetto a non riuscire a vedere nulla e a un certo punto al deprimersi, a tal punto da chiudersi alla possibilità di guardare. In questo caso, con il paggio di bastoni, dove perdiamo l'elemento dell'acqua che atterra nell'otto di spade, acquistiamo però una prospettiva. Scegliamo una delle situazioni da sviluppare. Ce ne prendiamo, assumiamo il compito di farlo e lasciamo semplicemente che, wow, gli eventi accadano. Allora, carte molto particolari e poi passiamo alle altre domande. È evidente una predestinazione tra di voi che porterà a un incontro come punto d'arrivo, nel mentre però i vari percorsi saranno diversi nella modalità e nel ritmo, perché comunque c'è da attendere e saranno anche scanditi da eventi in altalenanza di energia, alti e bassi. Però
È vero che non ci si può esprimere, spesso ci si deve nascondere, ma si arriva a tal punto anche da chiudersi e perdere quasi le speranze. Al che la condizione del paggio di bastoni, che può essere anche un qualcosa che si può rinfacciare magari a questo uomo quando c'è modo e maniera di strappare quel momento di fuoco e passione e anche di godimento, ok, alla fine ci riusciamo, ma non andiamo mai avanti davvero di un passo. Si resta sempre fermi, lì radicati, immobili, non evolve. Tutt'al più la situazione si ripete con una ciclicità e qui rientriamo nell'ambito degli alti e bassi della carta della temperanza, che il movimento lo esprime, ma non è un movimento che porta da qualche parte. Questo è il punto, questa non è una situazione ferma, è una situazione che dà e darà delle soddisfazioni. Il problema è che tanto più si va in alto in alcuni momenti, cioè quanto più si va in alto, tanto più poi ci si sente non cadere quando ci si ritrova nella condizione opposta. Però abbiamo già capito fin dall'inizio che ci troviamo ad avere a che fare con delle energie complementari che hanno la stessa intensità, ma tirano in direzioni diverse, quindi ok, fermi, cioè qui non cambiamo niente. Sto bene con te, tu stai bene con me. Ci sono dei momenti intensi, ci dobbiamo nascondere, ci neghiamo, ci ritroviamo. Però se io compio un gesto carino, gentile d'apertura, questo gesto, forse con il tempo, anche se non a breve, potrebbe trasformarsi in che cosa? Nella possibilità di continuare in parallelo per trovarci nel punto d'arrivo dove finalmente esprimerai e mi comunicherai e mi dimostrerai i tuoi sentimenti come re di coppe. È plausibile. La coppa, il vaso, l'anfora, il cuore, il cavaliere che arriva con il suo cuore, due cuori che si avvicinano in parallelo, non si sovrappongono ancora, però lasciano, no, che le cose accadano. Ok, alla fine non ho tutto questo gran potere o questa capacità di stravolgere il presente e portarlo, no, verso quello che potrebbe essere un tuo desiderio realizzato. E quindi posso sembrare anche egoista perché prendo quello che il momento mi dà e poi alla fine non semino, non si radica, non creo fondamenta, ma nel deserto come faccio a creare un qualcosa di stabile? Allo stesso tempo, però, alla fine quel qualcosa arriverà. Quindi prendiamo ancora due carte, solo per comprendere se in questo destino c'è proprio un amore, non solo una intensità di attrazione tale da garantire il fatto che non vi perderete per strada. E da qui la carta delle stelle che in fondo, con lo scorrere del contenuto delle anfore, ci parla proprio di percorso, quindi di strada. Allora, a livello karmico, cosa dobbiamo fare? Chi deve pagare dovrà pagare. Una condizione di bisogno, una condizione di quasi abbiamo dei mendicanti, qualcuno a cui manca tutto, qualcuno che chiede, ma qualcuno che non riceve. Quindi questa porta chiusa, ma alla fine una celebrazione, una vittoria. Qui bisogna fare squadra. Se non si fa squadra, e allora le forze apparentemente opposte in realtà sono complementari nella misura in cui siete voi e dovete bilanciarvi, è l'elemento fondamentale nel doversi bilanciare. Ecco, se nessuno dei due sperimenta quella condizione di sudditanza psicologica o anche sudditanza affettiva, e nessuno dei due viene a trovarsi o mette anche l'altro in una condizione di svantaggio, e in realtà si va nella stessa direzione di pari passo, l'elemento del 7 di bastoni prima che abbiamo paragonato al 7 di pentacoli, che abbiamo detto, diciamo, risentire dell'energia del carro, è una carta che ci dice: guarda che le due forze, se divergono, non portano da nessuna parte, e anche se poi convergono, arrivano ad uno scontro. In questo momento, per andare, no, in una direzione lineare e raggiungere il punto d'arrivo, il brindisi, l'incontro, che non è mai scontro, come le ruote del carro si devono allineare, affiancare, e da qui la carta delle stelle. Di conseguenza, nessuno dei due deve trovarsi troppo in una condizione di svantaggio, così come l'altro non può trovarsi troppo in una condizione di vantaggio. Quando lui non può fare cose verso di te, è auspicabile che faccia tu cose verso di lui e viceversa. Non trovarti mai nella condizione interiore di pensare che se lui non può siete finiti e la storia non andrà avanti, ma ragiona immaginando che dove non arriva lui puoi arrivare tu, e se non è lui a chiederti la mano e attendere la sua, tendi tu il braccio. Cioè, l'importante è non rimanerci mai male nella posizione bassa della carta della temperanza, quando il nostro cuore è in basso e non in alto, a tal punto da dire: va bene, forse non ce la faremo mai, basta. E qui ci vuole una bella forza di volontà. Non è semplice, però non sono male le energie.
Vediamo lui che paura ha, cos'è che teme di questa situazione, perché in questo caso è in una posizione piuttosto passiva. In generale non si sblocca granché a breve, però si può portare avanti questo discorso per molto tempo. Il punto d'arrivo vi vede convergere, però da qui a 6 mesi, da qui a 1 anno, è difficile pensare la storia alla luce del sole. Facendo squadra si può sbloccare prima tutto, sì, e si può vivere anche meglio il presente, anche quando il presente è una relazione clandestina. Quindi, protettore, cosa teme? Qualcosa teme, perché se c'è un'energia di protezione che vale per lui o per entrambi, vuol dire che sì, c'è qualcosa che lo può spaventare. Magari il fatto di essere visto, intuito, capito, e quindi poi magari voci che possano riferire della sua intimità con te. Omaggio, quindi un dono, denaro, qualcosa che ha a che fare con aspetti fisici, pratici, materiali, vanità e consolazione. Cosa teme? Allora, questa è una persona che teme le poche occasioni per stare assieme, che possano diminuire con il tempo, la ricchezza e l'abbondanza di questa cornucopia e il ridimensionamento nella carta della consolazione con questo piccolo salvadanaio. Meglio poco che niente, mi hai dato tanto, mi hai donato tutto, quello che vedo mi attira, mi affascina, vorrei stare con te molto di più, vorrei muovermi molto più liberamente, non lo posso fare, quel poco che posso prendere va bene così, mi consolo. Allora, di nuovo un elemento che ha a che fare con il comunicare e con il muoversi verso per mettere nero su bianco, lì dove l'elemento delle ali nel cavaliere di coppa dava già prima l'impressione del voler andare verso con il cuore in mano per dire qualcosa, tirare fuori da sé questi pensieri, visto che è un cavaliere illuminato nella sua ragione, e dire che cosa? Cosa temo? Temo che qualcuno possa mettere nero su bianco? Temo che tu mi possa presentare il conto? Temo che tu possa rivendicare e recriminare qualcosa? Temo che qualcuno possa capire e riferire, carta di casa, e che io possa essere inchiodato dinanzi l'evidenza di un qualcosa, prove. Cosa teme di tutta questa situazione? Sì, la condanna e la prigionia, prigione, la chiusura dentro casa, l'impossibilità di muovermi. Questa è la cosa che a lui fa più paura, perché tu gli piaci e gli piaci in tutti i sensi, però va detto soprattutto gli piaci fisicamente. I momenti di contatto e intimità sono importantissimi. Abbiamo detto già prima col paggio di bastoni, meglio poco che niente, ma col poco caspita se mi prende. Non è anche una carta di appagamento di appetiti, di bisogni, di autoerotismo. È una carta molto calda e che assorbe tutto. Sembra addirittura far svanire della carta di prima l'acqua che era a terra, assimilata da quel deserto. Però sotto sotto qualcosa scorre, perché altrimenti la carta delle stelle non avrebbe senso. Prima o poi la fonte che svanisce nel deserto risbuca da qualche parte, sfocia da qualche parte, e il desiderio è proprio di arrivare nel punto in cui tutto va a sfociare assieme e ci si fonde il mare, ma nel frattempo la paura è che questo percorso possa essere adocchiato da qualcuno, da qui il 10 di bastoni e tutte le altre carte, e che questo qualcuno possa riferire e dare prove tangibili, evidenti, tali da mettere l'altra persona nella condizione di condannare e imprigionare. Io voglio stare con te, a volte mi trattengo, e quella è la parte della consolazione, perché potrei prendere di più con la carta del denaro, ma il rischio è che qualcuno mi scopra, allora devo fare molto meno. Perché faccio molto meno anche se vado contro la mia volontà? Per evitare di essere, no, imprigionato. Ecco perché poi alla fine mi consolo. E in fondo è un tentativo di proteggermi e proteggerti. Da qui la carta del protettore. Ora, come le ha passate queste feste? Che tipo di energie ci sono state dentro casa e nella sua relazione durante queste feste? Come ha trascorso queste feste? Lui come ha trascorso queste feste? Beh,
il desiderio di andare, no? Quando si sta necessariamente all'interno di una stanza con persone che devi frequentare, con le quali dovrai condividere il pranzo, la cena, la tombola e tutte quelle ore assieme, una persona che ha mantenuto la calma pur fremendo interiormente con il desiderio, no? Che queste feste passassero. E che passino velocemente per rimettersi in cammino, cosa ha fatto? Ha riflettuto, ha valutato, ha ragionato, ha giudicato. Che cosa? Comunque, una persona in piedi che vuole andare non è una persona che sta comoda e tranquilla dentro una stanza, già con la valigia pronta, con lo zaino pronto. E abbiamo detto che con te c'è un percorso e lo abbiamo descritto con tante immagini. E quindi una persona nella posizione del pellegrino che vuole incamminarsi è proprio una persona che vuole riprendere quel percorso. E quel percorso è allontanarsi da casa. No, ma non le ha passate benissimo. A parte che la carta della giustizia può anche avere a che fare con un clima un pochettino pesante e lui messo un po' sotto torchio, giudicato, non voglio dire condannato perché possiamo mettere da parte il rischio di quella carta prigione, visto che evidentemente prove ancora non ce ne sono per fortuna, però la tendenza, l'inclinazione caratteriale delle persone che è intorno di questa donna è proprio quella di poterlo mettere alle strette con qualcosa di evidente, quindi qualcosa fiuta. E qui guarda cosa c'è, un elemento interessante, il 6 di spade con la casa che va a fuoco, costruita su palafitte, non su una base solida, lui che si vuole allontanare e vuole fuggire una situazione tossica, quindi non è che ho passato questo grande Natale. E sempre lui lo abbiamo inteso come pronto ad imbarcarsi lì dove già c'è l'elemento del fumo. Forse la carta vuole dirci ho ridimensionato e quindi poi alla fine ho contenuto i danni, è andata meno peggio di quanto avrei potuto rischiare, quindi sono stato calmo, sono stato giudizioso, non ho gettato benzina sul fuoco, quindi ho cercato di farmi andare giù queste feste, ma sappi che non vedevo, non vedo l'ora che passino, vediamo se per trovarti, incontrarti e avere a che fare con te. Allora, un'energia che si sblocca, una situazione ferma che si sblocca, grazie all'intervento tuo, un gesto di valore. Per me, quello che tu stai per fare, quello che stai per dare a questo uomo, porterà nella sua vita. Sposto l'ordine delle domande, ma è importante perché qui ci sono degli elementi interessanti. Quello che tu stai facendo ha grande valore. Qui c'è il pentacolo, abbiamo i soldi e l'asso di denari. E quindi rimette in movimento qualcosa di fermo. Le energie complementari di prima mantenevano ferma la situazione, qui si fa coppia squadra e si rimette tutto in movimento, come nella carta dell'asso di pentacoli, la neve che si scioglie riprende a scorrere e porta poi verso questo obiettivo finale, trasporta, porta, qui abbiamo addirittura una macchina. E la cosa bella è che è conseguenza ed esito. Prima ancora della cooperazione e collaborazione tra di voi, che potrà venire fuori parlando chiaramente quando vi incontrerete, da quel pensiero, no, preliminare, causa di tutto quello che accadrà, che nasce da un tuo meditare a livello profondo circa il gesto da compiere nei suoi confronti. Perché questo 3 di pentacoli non ci dà tre personaggi differenti, ma tre età della stessa persona. Tu, raccolta nella tua meditazione e riflessione, che individui il tipo di gesto da compiere, lo compi, lui come reagisce? Innanzitutto accetta ben volentieri la tua proposta, la tua offerta, ne è rincuorato, lo risollevi, lo rassicuri, non aspettava altro. Quindi quello che ti tornerà indietro, potrà anche volerci del tempo, ma ti tornerà indietro, sono gli interessi che questo gesto frutterà. Ecco il frutto, ecco i frutti, questo gesto che tu stai per compiere ti porterà indietro conseguenze ed esiti positivi. Perché? Perché vedi, in questo caso lui non è libero di muoversi totalmente, deve fare attenzione, si guarda intorno, non vuole, non può essere scoperto, però non si rimane fermi perché arrivi tu, lo prendi sotto braccio e lo porti in una direzione. Quindi innanzitutto tu prima di agire devi sapere effettivamente quello che puoi fare, vuoi fare e piano piano cercare di farlo per te, per lui, con te e con lui. Quindi
Cosa ti puoi aspettare tu da lui? Il fatto innanzitutto che non si opporrà, ecco, a quello che tu farai o proporrai, perché ne ha bisogno, lo desidera, ma è certo che lo desidera, asso di coppe. Come fa ad opporsi? Cioè, abbiamo questo asso che ha una grande vittoria, essendo innanzitutto una coppa, e poi ci dice: guarda, abbiamo detto le due forze come questi delfini complementari verso la stessa direzione. Siamo per incamminarci di nuovo, non siamo più torrenti che scorrono, siamo questa grande massa d'acqua. In questa grande massa d'acqua noi siamo fusi, non c'è più linea di demarcazione tra te e me. Cos'è che io desidero con tutto il mio cuore? Non essere più separato da te. Cosa mi è diventato pesante? Il pensiero di dovermi ogni volta nascondere. Quindi tutte quelle carte iniziali della prima domanda, a cosa siete destinati karmicamente? C'è nel mezzo un gran casino perché non vi regalerà niente nessuno. E la cosa peggiore è che da un certo punto di vista tutto questo deve avvenire ancora in modo clandestino, cioè senza che gli altri possano vedere, capire, intuire. Perché evidentemente, visto che qui quando si sblocca tutto si sta proprio pagando, forse lui con questa donna ha ancora un qualche debito in essere. D'altronde la carta del 5 di Pentacoli ci dice anche che bisogna trovarsi tutte e due allo stesso livello per andare nella stessa direzione. Lì la sudditanza psicologica o affettiva di cui parlavamo non deve essere necessariamente intesa come tu verso lui o lui verso te, ma verso uno degli affetti vissuti nel presente. L'affetto può essere positivo o negativo, l'odio rientra nel mondo degli affetti, cioè dei sentimenti. È una lontananza forse dall'amore, l'odio? E quindi può darsi ed è plausibile che fino a quando anche lui non si sarà emancipato da quella condizione di schiavitù e prigionia nei confronti di quella donna, il tuo ruolo sembra essere di colei che lo consola, lo sostiene, perché se gli dai forza lui non riesce energeticamente a pagare quello che deve, che poi a livello karmico pagare qualcosa vuol dire anche semplicemente stare al fianco di una persona per un tot di tempo come condanna al carcere, fino a quando a un certo punto tutto si rimette in movimento. Perché la pena è stata saldata, cioè ho dato il mio saldo, è finita lì, no? Tutti questi elementi che tornano. Quindi a stringere, cosa possiamo già dedurre prima di fare altre domande? Ma lui ti pensa senza ossessione perché non si può strappare la catena di dosso, si farebbe del male, cioè sa che alcune cose non le può ancora fare, quindi ti pensa con saggezza ma con il desiderio di liberarsi quanto prima, poter correre da te se dipendesse da lui non ti lascerebbe mai. Ecco perché poi tutti i gesti carini che tu puoi fare nei suoi confronti in realtà sono qualcosa di più che positivo, perché tendere la mano per vedere l'altra mano non afferrare la propria. E il desiderio è proprio di giungere a questo tipo di conclusione il prima possibile, perché io non desidero altro se non te, e stare con te equivarrebbe per me portare a casa la più grande vittoria. E allora si annullerebbe la dualità delle due coppe nella carta della temperanza e svanisce il tempo e l'attesa, si fa tutto presente perché diventa una unica sola grande coppa, così come quello scorrere in questa grande massa d'acqua non è più separabile e diciamo distinguibile, ma è solo una grande massa d'acqua, siamo noi che siamo una cosa sola. Quindi le carte sono molto 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 belle. Come sta lui rispetto a voi due? Vediamo a livello profondo e quindi anche a livello spirituale, lui come sta rispetto anche all'idea di voi due? Lui come sta rispetto all'idea di voi due? Ecco, posso fare poco se la vita mi afferrasse, mi portasse verso quel futuro, io mi lascerei andare. Poi abbiamo detto che nel momento stesso in cui vi trovate, vi troverete, diverrete una cosa sola. E la carta si chiama totalità. Nonostante la frammentazione del tempo, qui abbiamo tre trapezisti: il passato, il presente e il futuro. Il futuro che afferra per i piedi il presente, lo strappa dal passato e lo libera. Però lui come, wow, come vede, come sta rispetto a voi due e quindi come vede questa storia. Allora, il bello delle carte è che lui ha un desiderio profondo che crede ancora essere, diciamo, irrealizzabile. Ecco perché la carta di nessuna cosa. Ancora non vedo, no, concretamente quello che desidero. E infatti è buia. Io desidero affiancarmi a te e condividere. Le forze complementari che non lottano si fondono e si bilanciano.
Tutte e due nella stessa direzione nel momento stesso in cui tu mi darai un input, io ti seguirò. L'input è qualcosa di visibile, farmi capire cosa desideri. Abbiamo visto prima che quella donna avrebbe ottenuto i frutti del suo impegno e del suo lavoro, cioè tu. E il girasole segue questa luce, per quanto è la luce solo di una candela. Quindi io seguo te. Quando tu mi chiedi, in questo caso, mi puoi chiedere giustamente cosa farà. Ecco, lui cosa farà in questo momento? Più che fare qualcosa perché ha in mente di agire in un certo modo, il desiderio di questo uomo è vedere fare qualcosa da te, comprenderlo, capire qual è la sua, diciamo, funzione e assecondare il tuo movimento armonizzandosi e allineandosi con quella tua stessa funzione. Se tu dai il passo, dai il ritmo, dai la direzione, io ti seguo. Se tu mi dici semplicemente dobbiamo andare, io non so dove andare, quindi fammi vedere dove dobbiamo andare perché io non ti mollo. Sii tu a fare il primo passo, sì, è vero, magari è ogni volta così e quindi questo può farti pensare, allora lui non è interessato, potremmo farlo una volta a testa, ma sei tu quella luce che gli apre un varco. Sicuramente lui non è nella condizione di sapersi da solo districare in questo caos, perché è comunque caotico per lui immaginare il futuro lì dove vorrebbe già nel presente aver risolto tutto, ma è lì con le mani legate. Ora, lui come si vede, vi vede l'uno rispetto all'altra? Bellissimo perché c'è la volontà di mettere assieme tutte le singole esperienze e situazioni che parcellizzate nello spazio e nel tempo avete strappato alla vita. Perché ogni singolo ricordo, ogni singolo momento vissuto assieme in realtà fanno parte di un quadro generale che vorrebbe completare per comprenderne il senso. E il completamento non è la fine, vuol dire solo la totalità di cui parlavamo prima. Una cosa in sé completa non è manchevole di nessuna parte. Allora qui manca qualche cosa. Cos'è che manca? Forse il suo atto di volontà. Cioè non rimandare, aspettarsi qualcosa, perché potrebbe finire il tempo. Potrebbero esaurirsi le occasioni. Cioè lui ha non una colpa, però sicuramente una responsabilità. E la responsabilità può essere quello a volte di adombrarsi talmente tanto da rendere difficile anche per te il concentrarti verso uno scenario plausibile e condivisibile. Cioè a volte anche tu sei disillusa e stanca perché dall'altra parte non vedi nulla. Quando tu non vedi nulla, lui stesso non sta vedendo possibilità di soluzione di nessun tipo. Quindi ci sono dei momenti in cui è in fase di depressione. Ora non voglio dire depressione patologica, non è quello il punto, però dei momenti in cui anche lui non ci crede, non pensa di farcela, non pensa di riuscire a rimettere assieme tutti i tasselli. Perché però, in quanto poi alla fine non chiude, non vuole chiudere, la carta si chiama rimandare, non rinunciare. Quindi lui a volte come si vede? Perché è così disfattista? Perché a volte ha un'energia così pesante? Come si vede rispetto a voi due? Innanzitutto il senso di colpa è proprio per quell'occasione non colta al volo. Quindi se io voglio effettivamente essere sincero con me stesso, so che ho avuto tante possibilità da cogliere al volo e non l'ho fatto. Perché mi sono chiuso a quelle possibilità, non le ho volute vedere e quel rimandare è stato un rinunciare. Quindi quando poi io fiuto che c'è ancora possibilità, dico Dio quanto tempo ho perso. Nel frattempo non dovrei farlo perché così sto perdendo ulteriore tempo, però diciamo che è un tarlo che lo sta un po' consumando. A volte ci sono dei momenti in cui questa persona vorrebbe totalmente nascondersi e svanire, secondo me, rispetto a tutta la situazione sentimentale che lo circonda, ed eccolo qui. Perché lui il senso di colpa è un qualcosa che alimenta talmente tanto in certi momenti da portarlo alle estreme conseguenze. Lui stesso che si fa la morale, lui stesso che si condanna, lui stesso svaniscono gli occhi che non si dà possibilità per uno scenario futuro. Non sono in una prigione, sono io la prigione di me stesso. Sono io che mi condanno e sono io che mi dico no, non ci riuscirò mai. Quindi quella carta della prigione dove ha le manette e ci sta perché ha a che fare con il fatto che se viene scoperto, viene condannato e la giustizia dice guarda con quel mercurio che io ti mostro carta parla come stanno le cose, lui è come se a volte in fase proprio di stato d'animo molto basso anticipasse gli eventi, quelli funesti, non quelli belli, cioè quelli belli e li rimanda quasi, no, temesse di vivere quella gioia.
Quelli brutti che invece lo spaventano per esorcizzarli, è come se li volesse vivere prima, no? Così li vivo, me li lascio dietro le spalle e vado oltre. Solo che in quei momenti ecco che lui si chiude, e quando lui si chiude manda in crisi te, perché il vostro è un equilibrio precario fatto dalla necessità di stare tutte e due sullo stesso piano. Quando questo non accade, lui sbilancia anche la tua di serenità. Ecco perché ci vuole una grande forza interiore, e questo è il consiglio per te: cercare di diventare impassibile e intoccabile. Perché se uno dei due riesce a mantenere, diciamo, uno stato d'animo sereno, impedisce all'altro di piombare totalmente in questo buio. Magari sì, le nuvole, però arrivi sempre tu con la candela, e quindi per quanto possa essere buio, piano piano quella candela rischiara la stanza. È un duro lavoro, qualcuno dovrà pur farlo, altrimenti il rischio è solo questo. Temperanza, e continuo a fare su e giù, su e giù, su e giù, quindi bene, male, bene, male, bene, male, non andiamo da nessuna parte. Alla lunga logorerebbe anche te. Vediamo se farà qualcosa. E come reagirà al tuo digesto, anche se abbiamo già capito che il tuo gesto è fondamentale, reagirà bene. Ma lui di suo farà qualcosa? Vediamo da qui ai prossimi giorni. Ma lui vuole fare qualcosa, ma lui vuole stare con te, lui vuole ritagliarsi quella mezza giornata, quelle 2 ore, quel momento di intimità, ma guarda, proprio sta contando i minuti. Sei di spade di nuovo, per farlo deve riuscire ad uscire di casa, allontanarsi da casa. Sì, lui vuole questo. Allora, non è che fa perché lo fa lui e tu, no? Vedi la sua azione e quella azione è solo verso di te. Qui è un fare in contemporanea, cioè è un convergere. Qui tutte e due farete e lui farà verso di te quello che tu vuoi fare verso di lui, incontrarvi, vedervi. E in quell'incontro, tutt'al più ti potrà raccontare qualcosa, o comunque fiuterai che non è stato semplice per lui ritagliarsi quei 5 minuti. Ma preparati, perché quei 5 minuti sono auguri, baci, abbracci e fisicità. Cioè, lui ti salta addosso, secondo me anche tu verso di lui. Ma cioè, poche chiacchiere e sfruttare e far fruttare al massimo quei pochi istanti che avrete. Al momento non c'è una progettualità futura, lontana nel tempo. Ecco perché anche il paggio di bastoni alla fine è un programma di vita accettabile per questo tipo di storia. Perché ogni volta dobbiamo bruciare le tappe nel qui e ora. Quando abbiamo quell'occasione è altro che deserto, tutto è funzionale a un assetato. E quindi non godo neanche di quel bicchiere d'acqua, di quel sentimento tale la sete, mi brucia ancora di più che non averla, quella consolazione, ma io devo stare con te. Perché? Perché tra un minuto già mi mancherai da morire, quindi io vivo una gioia, ma contestualmente la disperazione del fatto che appena iniziamo vuol dire che bruciamo minuti e sta per finire. Quindi potrebbe sembrarti piuttosto distaccato a livello emotivo ed empatico, sentimentale, e questa cosa potrebbe metterti un po' sul chi va là, ma in realtà è una protezione. Questo è un uomo che ti desidera tanto, un uomo che sa che ti dovrà lasciare e tornare a casa, un uomo che non vorrebbe più tornare indietro, e un uomo che in quel mentre è come se si raccontasse una palla, cioè non penso a ciò che mi spaventa, perché altrimenti quei 2 minuti con te non riesco neanche a viverli. Però calcola anche una cosa: tu puoi anche rinfacciargli un atteggiamento poco carino, poco romantico, ma in realtà il modo in cui lui si muoverà nei tuoi confronti, quando poi sai davvero interpretare il linguaggio del suo agire, è un modo molto appassionato, molto coinvolto, molto partecipe. E ci ha ragionato tanto. E torniamo all'elemento, no? Di quelle forze in conflitto, contrastanti ma complementari, e nell'incapacità di capire o di scegliere una sola delle due direzioni. Perché però? Perché io mi darei totalmente, ma per non soffrire poi mi devo chiudere. E quindi a questa alternanza ancora di energie, apertura totale e chiusura per sopravvivere, apertura e chiusura. Perché? Perché al momento non posso muovermi diversamente. Ecco perché poi sembra che in realtà la storia non riesca ad andare mai da nessuna parte. Perché ci troviamo, ci perdiamo, ci troviamo, ci perdiamo, ma lui che cosa prova per te? Ma se dipendesse da lui, io inizierei e questa storia avrebbe seguito senza mai più tornare indietro. Ora, la sua reazione profonda al gesto che tu stai per compiere verso di lui.
In realtà, trasformazione, morte e rinascita, ogni qualvolta paura che questa storia possa interrompersi o finire con i tuoi gesti, tu lo vai a rassicurare, l'abbiamo detto già prima col cavaliere di coppe. Lui ha bisogno di queste rassicurazioni, lo ricarichi, vedi? Io ti osservo, ti aspetto, non posso muovermi, ma sto sempre a pensare a te. Come reagirà? E si aspetta il gesto da te, come un bambino, quindi la gioia di un bambino. Come reagirà? E lo illumini, no? Vabbè, ma reagirà benissimo. Cioè, sei davvero quella fiammella di candela che va a riaccendere il suo fuoco sacro, lì altezza plesso solare, un fuoco che trasforma. Io che mi sentivo cenere, rinasco da quella cenere, mi sei mancata tanto. E comunque, ripeto, secondo me si scatenerà un bel momento passionale. Come vede lui in questo momento, la donna che ha al fianco, questa situazione. Come vede lui in questo momento la donna che ha al fianco, vediamo. Malinconia, baldoria, conversazione. Ma è come un limite, non voglio dire come una condanna, anche se poi con la carta della giustizia di prima e della prigione ci sta, lei che lo può condannare. Diciamo che la donna che ha al fianco è per lui fonte di malessere in quanto impedimento oggettivo ai momenti che vorrebbe trascorrere con te, che non può vivere serenamente alla luce del sole perché qualcuno potrebbe ascoltare e riferire. Cioè, più che altro questa è la funzione e il rischio. Perché poi sentimentalmente come la vede questa donna? È sempre lì sul pezzo che lo sta controllando. Eccola qua. Comunque, evidentemente questa donna non molla, fiuta, sente che c'è qualcosa, lui lo sa e quindi lei gli rende un po' la vita complicata, che dal punto di vista della donna in realtà è anche giusto. Voglio dire, se tu sei il mio uomo, è ovvio che io ti controlli. Evidentemente sento che sei totalmente distante e distaccato, anche se fisicamente sei qui, con la testa dove cavolo sei. Così che vede questa donna. Bene, aspetto riscontro. Un bacio. Ciao.